Unicredit prosegue il suo piano di razionalizzazione. La banca di Piazza Cordusio ha annunciato la cessione del 9,1% della polacca Bank Pekao, scendendo al 50,1% dell'azionariato. L'operazione permetterà di incassare circa 900 milioni di euro, risorse che verranno impiegate in altri mercati strategici come la Turchia. Fiat batte le attese degli analisti e si gode la brillante performance di Chrysler. L'utile netto del lingotto si è attestato a 1,41 miliardi di euro, superando le previsioni dei broker ferme a 1,3 miliardi. Il consiglio di amministrazione ha però raccomandato di non distribuire nessun dividendo. Utili più deboli ma vendite in aumento per Amazon. Il colosso USA delle vendite online ha diffuso i risultati del quarto trimestre. Gli utili sono scesi a 97 milioni di dollari, ma le entrate operative sono balzate a 405 milioni, testimoniando una performance in aumento del business. Nell'after hours il titolo ha guadagnato circa il 9%. Attenzione rivolta oltreoceano in attesa della prima riunione della Federal Reserve. La banca centrale americana annuncerà stasera alle 20 la decisione sui tassi di interesse. Gli analisti si aspettano una conferma all'attuale livello dello 0,25%. Poche novità dovrebbero emergere anche sulle manovre di stimolo all'economia.